Nuovo allarme per polvere sospetta nella mattinata di oggi al centro di smistamento postale di Via Spontone a Imperia. Dopo il ritrovamento di una busta con della polvere è scattato immediatamente il protocollo di emergenza anti-antrace e sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con mezzi per gli inquinamenti nucleari, batteriologici e chimici, insieme a forze dell'ordine e mezzi di soccorso sanitario. L'area è stata messa in sicurezza e buste e polvere sono stati prelevati per successive analisi volte a accertarne la natura della sostanza. Il personale delle poste coinvolto è stato sottoposto a monitoraggio sanitario, sempre rispetto al protocollo di sicurezza. Un episodio simile si era già verificato nel centro di smistamento di Via Spontone e in precedenza anche negli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Via Garessio, ma per fortuna si è sempre trattato di falsi allarmi. Gli agenti della squadra mobile di Imperia, diretti da Giuseppe Lodeserto, hanno individuato il responsabile dell'attentato incendiario messo a segno la notte del 14 giugno ai danni di un portone di via Belgrano Imperia. Si tratta di un uomo di 50 anni, Salvatore Ventura, che con il suo gesto voleva punire l'ingegner Domenico Muratorio e sua sorella, l'architetto Paola, per aver sfrattato una donna per morosità da un albergo di loro proprietà di Taggia. Il Ventura, che secondo gli inquirenti era legato alla donna colpita dallo sfratto, è stato arrestato a Genova e accusato di tentata estorsione. I poliziotti della mobile lo hanno individuato grazie a una serie di filmati di telecamere di sorveglianza, riuscendo così a ricostruirne gli spostamenti e a scoprire anche che aveva fatto telefonate minatorie a Domenico e Paolo Muratorio nei giorni antecedenti l'attentato. Firma importante quella di oggi che sancisce questo rapporto di collaborazione tra la TL di Cuneo e il Consorzio in Riviera, che rappresenta più di 19 comuni dell'estremo ponente ligure, un accordo di promozione turistica reciproca tra due territori meravigliosi, uniti da loro da solo un'ora di macchina, ma uniti da loro soprattutto da tantissime strade bianche che dalle Alpi portano al mare. Sì, il ragionamento era quello partito con altri 18 comuni della Riviera, riuscire a mettersi assieme e fare sinergia. Abbiamo trovato una grande sponda con la TL di Cuneo, quest'oggi quindi la firma di questa convenzione, nell'augurio insomma che la promozione della nostra cultura, delle nostre aree, del nostro patrimonio possa essere fatta in modo congiunto. La firma di oggi ha un significato importantissimo perché è il primo mattone di un percorso condiviso fra la TL del Cuneese e il Consorzio Rivierain, che raccoglie 18 comuni rivieraschi con 20 miglia a capofila, per un percorso di vendita di un prodotto turistico che si può proporre 365 giorni all'anno, quello delle Alpi e del mare, un prodotto che abbiamo solo noi, unico al mondo sia dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, ambientale, del divertimento ludico e anche gastronomico. Io sono sicuro che questo primo mattone segnerà poi la crescita di un grande edificio che sarà foriero di grossi risultati per il Cuneese e la Riviera di Ponente. Prima citavo appunto questo fatto qua, che già dal 1800 il nostro territorio era un territorio fortemente turistico. Banalmente a Bordighera su 5.000 persone 3.000 erano inglesi. È una scommessa quella che stiamo facendo, perché unire 18 comuni, 18 campanili non è mai facile, però forse c'è questa oggi la maturità politica e amministrativa di comprendere come sia importante l'unione e offrire insieme un prodotto unico, perché che va dal mare alla montagna e ben si unisce all'offerta turistica del Piemonte, che noi riconosciamo essere molto forte per quanto riguarda le attività non solo sciistiche come Limone Piemonte, ma anche culturali e anche agricole come l'enologica. Non posso dimenticare il territorio delle Biola e del Barolo, che insieme a Rossese Dolciacqua forse non so dire un po' meno eccellente, ma diciamo di grande attrazione turistica. Quindi noi crediamo che questo impegno che siamo presi oggi sia un impegno veramente importante e che possa dare degli ottimi risultati per tutti. Invitato dal coordinamento Comitati Case Epe e dal Comitato di Quartiere, ieri sera il sindaco di Genova Marco Bucci ha incontrato gli abitanti della diga di Begato, due palazzoni di oltre 200 appartamenti. Un'assemblea vivace, ma ordinata, in cui sono state squadernate agende zeppe di interventi mancati, promesse deluse e lamentele passate sotto silenzio. È giusto che si inviti il sindaco a vedere queste cose. Io penso che sia un esempio di come i cittadini vogliono essere vicini alle istituzioni e le istituzioni ovviamente devono essere vicine a loro, quindi mi sembra un'ottima
un'ottima richiesta. Il problema di questo tipo di concentramento eccessivo di case popolari, che è secondo me il vero problema, che forma una specie di ghetto tra virgolette. Cioè oggi l'urbanistica normale evita tutte le possibili ghettizzazioni, che può essere in qualunque fascia sociale, non esageriamo, ma anche sono tutte ghettizzazioni e non vanno bene. Bisogna cercare invece di miscelare tutte le varie fasce per far sì che ci siano sempre elementi compensativi. Noi abbiamo secondo me due grosse priorità. La prima è combattere l'abusivismo, perché non fa altro che peggiorare la situazione di questi appartamenti, degli edifici in generale. E la seconda è la manutenzione, ovviamente. Tutte e due devono essere affrontate, ovviamente devono essere affrontate con mezzi diversi. L'abusivismo è evidente che deve essere affrontato da parte delle forze dell'ordine, noi ci aspettiamo però una collaborazione da parte di tutti i cittadini che vivono qui per la segnalazione. È essenziale che gli abusivismi vengano segnalati immediatamente. Questo secondo me è il succo. Non voglio fare esempi, ma quando ero io in America c'era il cosiddetto neighbor watching, cioè la segnalazione immediata da parte dei vicini di qualunque cosa. Questo vuol dire che in tante parti del mondo i vicini, cioè l'ambiente, contribuisce molto alla sicurezza e quindi contro l'abusivismo, se noi riceviamo la segnalazione immediata, ecco lì che possiamo intervenire immediatamente. Noi facciamo parte dell'associazione della difesa del cane e siamo due canili, il Rifugio La Cuccia e gli Ulivi, che collaboriamo insieme e raccogliamo i cani che ci portano, che vengono persi oppure i cani che i proprietari rinunciano e noi ci prendiamo cura di loro. Abbiamo bisogno di tante cose perché i cani sono come noi e hanno bisogno di mangiare, di essere curati, soprattutto perché anche i cani adesso si ammalano molto, quindi hanno bisogno di cure, abbiamo bisogno di cibo e di volontari che ci vengano a dare una mano, perché sono sempre benvenuti i nuovi volontari e noi siamo qua a San Giovanni per cercare di contribuire un po', vedere se raccogliamo qualcosa. Abbiamo tanti gadget. Agli Ulivi c'è un cane che in questo momento ha bisogno di essere operato, che è un cane di 3 anni che ha un grosso problema che richiede tanti soldi purtroppo e quindi raccogliamo anche per questo cane, soprattutto che ha 3 anni e vorremmo che potesse avere davanti a lui una vita un pochino migliore, perché non può camminare, per cui è un grosso problema. Abbiamo bisogno di gente che venga ad adottarli, perché ne portano sempre, però ne vanno via di cani, però non a sufficienza, quindi gente di buon cuore che venga a prendersi un cagnolino e lo porti nella sua famiglia e lo faccia vivere felice, perché dietro alle sbarre si vive proprio male. E lassù siamo in tante, c'è tante volontarie, noi della Cuccia, degli Ulivi, e vi aspettiamo tutti, e abbiamo tanti cagnolini e anche dei gatti, perché adesso abbiamo anche il gattile e quindi abbiamo anche i gattini. Aspettiamo qualcuno. È troppo tempo che in ogni modo si lotta per fare piena luce sul caso Regeni, per scoprire la fine del ricercatore italiano, il giovane universitario, trovato morto dopo essere stato torturato in Egitto. Non è ancora chiaro nulla, i colpevoli non sono ancora stati assicurati alla giustizia. L'Italia insiste, vuole fare luce sulla morte del suo connazionale, ma l'attesa continua. Quando fa comodo però l'Italia è corteggiata dagli eredi dei faraoni. Notizie con il contagocce per Regeni e grande pubblicità per attirare nuove correnti italiche sulle spiagge egiziane. Così emerge tra mille contraddizioni che le prenotazioni di quest'anno parlano di oltre 400.000 italiani pronti a partire per invadere la terra delle piramidi.
L'anno scorso i turisti italiani giunti in Egitto erano stati 255.000 ed era la prima timida si fa per dire, avvisaglia che dallo stivale sarebbero ripartiti i vacanzieri. È indubbio il fatto che i numeri non sono quelli precedenti al 2010, quando il terrorismo islamico non faceva ancora paura, e i numeri registravano 1.200.000 turisti provenienti dall'Italia, diretti in Egitto. Cosa accadrà per i flussi turistici del bel paese? Intesi come dati di clientela in arrivo, nessuno si sbilancia, anche se l'estate non dovrebbe essere delle peggiori e continuare nel crescendo degli ultimi anni. Sant'Adalberto. Nel X secolo fu l'apostolo dei Russi, o come allora venivano chiamati, dei Sarmati, un popolo barbaro pagano, inquieto e bellicoso. Fu una principessa russa convertita, Sant'Olga, a chiedere all'imperatore Ottone il Grande missionari per il suo popolo. Appena entrati in Russia, i missionari, a capo dei quali c'era Adalberto, allora monaco benedettino a Treviri, furono attaccati e massacrati. Scampato alla morte, fece ritorno a Magonza. In seguito fu consacrato arcivescovo di Magdeburgo ai confini orientali dell'impero. Dopo 13 anni di paziente lavoro missionario presso Sarmati, Slavi, Polacchi e Magiari, morì nel 981. Adalberto non vide la conversione dei popoli dell'Oriente europeo, ma l'anticipò col suo spirito profetico e con la fede.